Salve a tutti ragazzi, eccoci in questa nuova puntata di Saints Row. Oh, guardate che bella macchina. Oh, non l'ho mai vista, bella. Che dite? Secondo me, ragazzi, è il caso di tenerla. Vabbè. Sì, va molto veloce. Ma va bene, dai, facciamo la missione in diretta con Killbane. Dai, cambiamo no, ecco, adesso sono costretto a tenermi questa odiosa musica classica. Sì, ma sta macchina cos'è? Un carro armato che non si distrugge, ma Madonna! Vabbè. Adesso c'è da andare fin là, faccio un taglio, ci sentiamo dopo. Ecco, questa macchina è veramente una scheggia. Sicuro, sarà un odioso filmatino. Se non c'è niente da fare. Ah no, vai all'elicottero, abbiamo anche il tempo. Vabbè, 15 minuti, Dio buono. Ah, ma sì, lo so qual è questa missione. Sì, vabbè. Non è brutta, dai. Carina questa missione. Madonna, questa macchina ha una manovrabilità proprio di quelle. E ci sparano, ma per... Madonna. Perché ci sparano, boh? L'elicottero, Madonna, non dobbiamo danneggiarlo. Dai, figa, sali. Allora, se non sbaglio, ok, shift per salire di quota e per abbassare la quota, control, esatto. Perfetto, andiamo al ripetitore. Ok, vabbè, se così tanti metri, vabbè, non tantissimi, però... Adesso, se non mi ricordo male, dobbiamo disattivare... Quanti ripetitori ci sono? 4, boh. Vabbè, tanto è lì. Nulla di particolarmente istante o cazzo ci sparano. Vabbè, intanto sapete cosa faccio? Io atterro. Atterro in tutta sicurezza, per modo di dire, ovviamente. Dobbiamo posizionare la rete trasmittente, però noi non possiamo farlo se ci sono questi stronzi. Oh merda. Ecco, se noi spariamo a questi cosi qua salteranno in aria, quindi stiamo attenti a non fare mosse di cui possiamo pentircene. Posizioniamo questa fottuta reccia trasmittente. Madonna, ascoltate, mi hai rotto i coglioni. Eh sì, beh, però ci sparano e io non mi posso difendere intanto che la piazzo. Ok, è uno. Te vai via, guarda, mi hai rotto i coglioni. Ma che cazzo? Ma io boh. Andiamo sull'elicottero, va. Scusami, ma te hai intenzione di venire o vuoi anche... vuoi stare lì per tutta la notte? Dai! Ma cosa cazzo fai, donna di merda? Ma che... Madonna! Ascolta, dai, vieni qua, dai. Ma... Vuoi stare qua fino a stasera? Vabbè, che nel gioco è già sera, però... dai. Dai. Madonna, ma cosa cazzo fai? Mi fai perdere tempo, Madonna. Ma che cazzo c'hai? Ah, dai, mi sono belle rotti i coglioni. Dai, vuoi... Hai intenzione di venire? Ma cosa cazzo fai? Ascolta, vuoi... Ah, le, te la, c'ho piacere adesso. Ma cosa cazzo mi fai perdere... No vabbè, ma dopo questo io... Toh, vuoi venire con me o no? Eh? Niente, non vuole venire, guarda. Chissà se viene. Chissà se così viene. Oh, sta venendo, proprio a passo di lumaca, però sta venendo. Oh, porca e poi Madonna. Ha fatto perdere 2 minuti proprio l'orologio.
Vabbè, non c'è niente da dire, intanto che questa città sembra tanto una metropoli tipo New York, New York. Insomma, quelle città degli Stati Uniti d'America. Vabbè, a parte questa cosa qua a lato, ma a me vivere in una metropoli così, guarda, non ci starei neanche se mi pagassero 1 miliardo d'euro. Perché veramente odio le metropoli. Mi piace molto di più la campagna. Però adesso, campagna a parte, se distruggono l'elicottero, siamo fottuti, va bene? Quindi stiamo attenti a non farcelo distruggere. Toh. Piazziamo sta riccia trasmittente, ora sono ancora vivi. Però aspettate qua, dobbiamo salire. C'è da salire di qua. C'è queste cose qua scassate, scalette scassate. Ma guardate. Oh, ma guarda, vi faccio un regalo. Toh. Oh, ecco. Ma cosa cazzo? Ma io non lo so, guarda. Ed è ancora vivo, vabbè. No. Sei ancora viva? No. Dai, posizioniamo sta fottuta ricetrasmittente. Ok, sali sull'elicottero. Ma te da dove spunti poi? Ma no, 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 no. Beh, è caduta giù, è morta. Direi cazzi tuoi, guarda. Dai! Aspettate che... Le, muori. Dai, vieni su sto elicottero, madonna. Avvicinati al furgone delle trasmissioni. Vabbè, adesso le ricce trasmittenti le abbiamo piazzate. E adesso dobbiamo avvicinarci al furgone, che poi sarebbe... Ecco. È lì. Ah, e adesso con questo... Adesso avvicinandoci al furgone delle trasmissioni possiamo captare i messaggi, insomma. Dai, ma abbassati di quota, stupido elicottero. Oh, ecco. Prendi di mira. Però se si muovesse però sto furgone. Ascolta, te mi stai facendo perdere tempo. Ho già capito. Ma guarda, ma che gioco stai giocando, Dio? Adesso te... Ma l'ho preso di mira, ma... Quanto mi devo avvicinare? Merda! Non ci capisco una sega proprio. Ma dai, Cristo del Dio! Allora, aspetta un attimo che qua mi stai facendo girare i coglioni, eh. Che palle, madonna ragazzi, ma sto qua sta... Proprio mi sta mettendo i bastoni tra le ruote. Dai! Avviciniamoci a sto fottuto furgone. Però se stesse un po' fermo anche lui... Dialo bestia. L'ho preso di mira, ma cosa vuoi di più? Ah! Adesso più tempo lo tengo agganciato col mirino rosso. Questo qua. Dai. 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 Dai che stiamo andando bene. Allora adesso, ecco. Dai, non perdiamolo di vista. Sto elicottero che si manovra malissimo. Dai, dai. Ce l'abbiamo quasi fatta? E vai. Perfetto. He's in an abandoned office building. Let me send you the
E adesso dobbiamo andare all'intervista. Ah, c'è anche il negozio di t-shirt. Listen, motherfucker, you know that tape is bullshit. I'm sorry. Do you have a question for me? Yeah. What are you gonna do when I tear your fucking eyes out? This looks like the place. Let's do okay. Quietly? Yeah, that sounds lame. Hey, let's just shoot these motherfuckers. Adesso sapete cos'è che faccio? Ma non esplode. Credo che esplodesse. Vabbè, grazie, cazzo è successo. Madonna. Allora, adesso te con me hai finito. Dai, va là, dai, va là. Dai, va là, adesso ti metto capo con questo. Oh, vacca voglia, che mossa. È bello farla nella vita reale. Entra nell'edificio. E adesso... Oh, cazzo! Merda, sapete cosa servirebbe? Servirebbe la MP portatile che ho su Splinter Cell Conviction, che praticamente ha la funzione di disattivare insomma i sistemi dei nemici per qualche secondo, di spegnere le luci, insomma quando tipo ce ne sono troppi. Serve per confonderli temporaneamente. Servire. Oh madonna. Oh cazzo. Mamma mia. Oh merda. Oh me. Ecco. Bene. Benissimo. Sono caduto di sotto. Ho capito. Hai abbandonato l'elicottero. Cioè, sono morto. Mio, ho abbandonato l'elicottero. Ti preoccupi dell'elicottero? Dobbiamo trovare Kilbane. Allora, ci sono questi qua, questa qua, che è veramente forte, questa qua che va velocissimo proprio. Non so com'è che si chiami questo nemico qui. Però guardate quanti ce ne sono. Ma non ci si può accovacciare. Ecco, guardatela. Cioè, è anche difficile da colpire perché sfugge sempre a tutti gli attacchi. Però io adesso vi lancio una bella granata e poi risolvetevela tra voi. Ah, mi sa di averla colpita. No, ho fallito la missione di nuovo. Ma perché? Ma chi se ne frega di Shaun, di porca madonna? Che palle, oh ragazzi. Sto veramente rompendo i coglioni con sta missione qua. Adesso io tiro fin da subito una bella granata. Granita! Le. Allora, Shaun, te che sei una donna, resta da parte, guarda, perché non sei adatta per i pistole, mitra, robe così. Le. Ah. Se poi, guarda, se poi lei vuole a tutti i costi combattere e finisce male, cazzi sui. A me non me frega niente. Cos'è che è esploso? Io non lo so. Ma ricaricati almeno. Cioè sta qua che sta prendendo fuoco. E vedete come va veloce. Va veloce come una scheggia. Oh, ma mi volevate prendere da dietro. Ma io vi ho preceduti. Porca. No, cazzo. Oh, alleluia, ma veramente. Jane, chi è quella di Tarzan? Sali sull'elicottero. Sì, vabbè, ha parlato con Jane in un attimo, proprio in un secondo. Io spero che questa maledetta missione sia finita. Cattura Kilbane, dai però, sali. Sei lenta come... No, guarda, se adesso è morta... No, non dirmi che l'è morta. Dai, ma sali! No, mettiti lì comoda, guarda. Al massimo qua di giù, chi se ne frega.
cattura Killbane. E adesso? Oh, è finita anche sta missione, alleluia. Va bene, dai, se vi è piaciuta lasciate un mi piace, mi raccomando. E ci sentiamo alla prossima parte. Ciao ciao!